È la più grande manifestazione ambientalista del mondo, la Giornata della Terra, che si celebra oggi. Tema di quest'anno, le specie a rischio estinzione. Carlotta Mann. Noi 17 artisti abbiamo creato ognuno un'opera che rappresenta uno degli obiettivi decretati dalle Nazioni Unite per salvare il pianeta. Queste sculture vengono realizzate per riutilizzare quella che è una risorsa, che è il legno, che è molto spesso sottovalutata in discarica e viene buttato. Hanno voluto contribuire così, questi street artists, alla Giornata della Terra, riuniti a Roma per testimoniare con il loro talento l'impegno per la salvaguardia del pianeta. Un pianeta per il quale l'Organizzazione Mondiale della Sanità vede i cambiamenti climatici come la prima causa di 250.000 decessi. Morti dovute alle ondate di calore, di freddo, alle inondazioni e ad altri eventi estremi. Pensate che metà della mortalità dei bambini è per fenomeni in parte legati ai cambiamenti climatici. Se solo riducessimo le emissioni di polveri sottili nell'atmosfera, nelle grandi città, la mortalità si ridurrebbe del 15%. Giornate come queste hanno un solo scopo, fanno sapere gli organizzatori: sensibilizzare e denunciare le azioni globali di politica economica e ambientale, attuando tutte le misure per fermare ed invertire la tendenza che mette a rischio il nostro pianeta.